ai gol. Ce ne sono stati due fra Juventus e Napoli. La Juventus ha battuto il Napoli per 2-0. Ecco Cesare Castellotti. Juventus e Napoli si sono equivalse sul piano tattico nel primo tempo. La Juventus ha avuto più occasioni, ma il Napoli, con una accorta ragnatela, con una prestazione dignitosa, ha saputo chiuderle i varchi. Nella ripresa il solito grande Platini, un ottimo Cabrini e compagni hanno preso in mano le redini del gioco, hanno saputo imporre il loro gioco e hanno trovato così due volte la via del gol. Qui una azione bianconera, Cabrini, Penzo, Cabrini, tiro del terzino a fil di palla. Il Napoli agisce spesso in contropiede. Pellegrini costringe Tacconi a deviare in corner. Ma veniamo al secondo tempo e dunque ai gol. Undicesimo minuto, Platini è atterrato da Celestini. L'arbitro Pieri assegna alla Juventus una punizione dal limite. Batte Boniek e Cabrini di testa conclude a rete. È l'1-0. A due minuti dalla fine, cioè 43esimo, il raddoppio. Platini in azione. Porge la palla buona al centro. Palla che viene sfruttata da Rossi. Ed è il 2-0 per la squadra di Trapattoni. Ho concluso da Torino.